Per un altro grande evento targato WWF vs JWWL qui da Tokyo Dome in Giappone, per un evento unico, un evento che non si è mai verificato, almeno fino a questo giorno, fino a quest'ora, almeno fino adesso, perché insomma avremo una serie di match incredibili tra questi due, tra queste due leghe, tra la WWF e la JWL. Ovviamente la JWL è una federazione notissima, diciamo, in Giappone, nella terra del Sol Levante, e si parte subito con un triple threat match che vedrà appunto quest'uomo Michael Thompson affrontare niente meno che Romeo, un atleta JWL, e Jack Adams. Poi ci saranno anche delle sfide miste, le sfide molto interessanti. Il main event vedrà, come abbiamo già visto dalla grafica poc'anzi, vedrà Alexandre, il campione del mondo WWF, contro il campione del mondo JWL, ovvero Loki Suzuki. Questo invece è l'ingresso di Romeo, lottatore che era vicinissimo, o meglio lui era entrato a far parte della WWF in versione NRWS, poi non ha ottenuto grandi successi, è andato in un'altra federazione per poi capitare in JWL, dove ha ottenuto discreti successi. Non è campione del mondo, non è stato campione del mondo di questa azienda, però è sicuramente un lottatore che ha dato molto e che può dare ancora molto. Si parla a volte di lottatori della NRWS, no? Di lottatori che erano lì lì per raggiungere il roster principale e invece sono stati fatti fuori. Oggi con il roster, con la divisione del roster, con il roster verde, beh, sicuramente parliamo di un'altra WWF, una WWF dove forse Romeo potrebbe starci benissimo, ecco. Abbiamo visto anche il ritorno di alcune leggende, no? Come Remo, come Paul Mancio, e tornando, insomma, parlando di Paul Mancio, sappiamo bene come si andrà a finire la disputa con Alexander in quella di WWF Payback domenica scorsa, quando i Rioters si sono riformati durante il non qualification match per il titolo WWF, e Paul Mancio, nel momento, il suo momento più opportuno, è stato aggredito di Acmetti prima da NCW, poi da Slagon. Insomma, è chiaro come i Rioters si siano riformati. Tuttavia Alexander questa sera deve dimostrare al mondo intero di non essere campione solo in WWF, ma di poterlo essere anche altrove, anche fuori dalla federazione di Kansas City. Questo invece è Jack Adams, tutto pronto per lo sticchiaggio match tra questi tre. Ricordo che nella maggior parte dei match, anzi in tutti i match, alla fine non c'è nulla in palio, però ragazzi, nulla di materiale, ecco, c'è in palio la dignità, l'onore, vincere qui è come dimostrare sia alla federazione giapponese che alla federazione americana della WWF di essere pronti per i grandi successi da qui in avanti.
quindi è importante, se non per entrambe le fazioni, riuscire a prevalere l'una sull'altra, comunque vincere i match, più match possibili. Chiaro che poi più che fazioni, più che di leghe, qui si parla di singoli lottatori. Vincere magari per Michael Thompson o per Jack Hans, questo match sarebbe tornare in WWF da vincenti, insomma, anche altrove. Quindi è importantissimo, un evento che ha fatto sorgere un po' il naso a molti, perché si sta disputando appunto questa sera qui, non solo perché al Tokyo Dome, ma perché si sta disputando a 4 giorni da Payback. Però io penso che sia una cosa positiva, il che dimostra come la federazione sia sempre volutamente attiva e che vuole sempre dare grande spettacolo. Certo che io penso che settimana prossima, quando si ritornerà in America, negli Stati Uniti, penso che le cose cambieranno di gran lunga, ecco. Prossima edizione di Civilization numero 84, questa è la 83 ovviamente. Intanto Spy Buster e Romeo sta dicendo che si terrà probabilmente a Tampa in Florida, mentre qui Romeo, veramente da gladiatore qual è, dimostra tutta la sua padronanza fisica e distrugge sia Thompson che Adams, che però ora si vogliono accanire su di lui come delle belve scatenate. Romeo riesce a vincolarsi in qualche modo, entra a fare, già avanza le spalle, back drop. Lancia che pare anche, si può finire anche lo schieramento, tanta attenzione, oh, close slam, Jack Adams, e attenzione Romeo, non ci credo, powerbomb in arrivo, sì, RX, la sua powerbomb, RX, scusate, la sua powerbomb modificata, questa è una mossa terrificante di Romeo, però Adams ancora sui leg breaker, no, Thompson dice no, blocca il tutto, lo allontana in qualche modo. Match molto molto difficile da pronosticare e anche da lottare, secondo me, perché può succedere tutto, e anche se uno magari sta sottomettendo l'altro, il terzo contendente può approfittarne per uscire dalla gabbia. Quindi si può vincere, ricordiamo, sia per schieramento che per sottomissione, ma anche per evasione della gabbia, ed è importante, secondo me, riuscire a vincere valendo dalla cella, dalla struttura, in questo steel cage match molto molto, ripeto, interessante. Certo, la JWF non ha molti lottatori, infatti non sono tutti qua, sono circa 7, 8, 9 lottatori JWF, però attenzione! Qui intanto full Nelson Slam di Thompson, c'è lo schieramento, 1, 2, niente a fare, si prosegue. Match molto, ripeto, molto combattute tra queste due fazioni. Intanto Adams viene preso in consegna, è fatto oggetto di questo bello bel suplex. Poi ancora Thompson, no, le spalle, mamma mia ragazzi, che legnata, che botta assurda. E poi ancora Adams con la cross slam, è una mossa che già seguito prima, ma che può riseguire anche adesso, e l'ha fatto Adams di nuovo, una botta terrificante, bro kick parato ottimamente, grande Jack. Beh, tra i tre forse è quello che sta dimostrando di più, però deve anche vincere la contesa e deve puntare anche a scalare la gabbia. Intanto qui attenzione, ancora Romeo non riesce nella sua proiezione, Jack Adams è sgusevole, poi una per uppercut, o meglio prendi uppercut, c'è lo schieramento, niente, niente a fare, neanche uno, perché arriva Romeo a rovinare il tutto. Mamma mia ragazzi, che battaglia tra questi tre, ripeto, non c'è nulla in palio se non il rumore delle armi, che vincere anche in Giappone sarebbe fondamentale. Oh, intanto qua ragazzi, Enzo Rikiki di Michael Thompson, metterà da stenta la fuga, ma c'è Thompson, vediamo se lo butta giù, sì, lo butta giù Michael Thompson, sa sempre come e quando colpire. Tuttavia attenzione, Roma lo va a prendere, body slam, sta dicendo, sa sempre come e quando colpire, eppure Leonard lo ha castrato, probabilmente Leonard lo ha battuto nel pre-show di Payback. Intanto incredibile, quasi che è finita, oh, niente a fare, cioè Jack Allen sempre lì, i tre sono sempre molto vicini proprio per evitare eventuali fughe. Oh,
e sarà un match difficile, ripeto, da qualificare. Adams qui intanto viene preso e fatto oggetto di questo backbreaker. C'è lo schieramento, attenzione, 1, 2, oh, mamma mia ragazzi, Thompson è quello che ha veramente già caranza di fare la brutta fine. Thompson intanto tenta la fuga, ma c'è Romain lì a fare la buona guardia e a scagliarlo giù con tutto il suo peso. Ora tocca a Romeo, attenzione, Adams si sta rialzando in questo preciso momento. Se ne va, vediamo se se ne va, ma c'è Adams lì. Adesso tutti tirano la fuga, il match sta andando avanti, ormai dura da 6 minuti, circa 7 minuti, ed è giusto tentare la fuga. Thompson qui era meglio però su Adams, e attenzione perché fa approfittarne qui meglio Thompson, attenzione. Romeo sbaglia qui, Romeo sbaglia, incredibile errore, clamoroso. Romeo è, però Thompson è lentissimo qua. Thompson è lentissimo e Romeo ne va a approfittare, mamma mia, lo butta giù. Ricordiamo il prossimo match, quello che vedrà Akira Matsumoto contro Debra Barton. Vedremo se Akira sarà la prima a battere la campionessa femminile WWF. Staremo a vedere. Intanto Thompson va a prendere sull'altura Romeo, attenzione, mamma mia ragazzi, che legnata, un German Suplex sta lì sopra, questa sì che è una mossa incredibile. Thompson deve fare attenzione perché non si vuole il big swing, vuole il big swing su, non ci credo, su Romeo, ma Thompson è fuori, terra, e Jack Adams non l'ho visto, Jack Adams tu lo vedi, Michael Thompson va a vincere il match, incredibile, che furbata qui Thompson, che se non vince con la potenza muscolare vince con il cervello ragazzi, mamma mia che bel match. Però Michael Thompson ci ha dimostrato di essere anche del genere, forse ha capito che insomma vincere sempre in maniera troppo corretta non è giusto, certo non è che abbia commesso una scorrettezza, però ha approfittato di questa disattenzione clamorosa di Adams nell'evadere, però è giusto così che il match debba finire. Michael Thompson dunque prevale, vince il 3x30, porta a casa un punto importante per la federazione statunitense. Noi vi lasciamo ai festeggiamenti dell'irlandese e poi torneremo perché ci sarà l'intervista ad Akira Matsumoto da parte di DJ Flavio e poi il match tra Akira Matsumoto proprio e Debra Barton. Victory right there. Now that's having a game plan and executing it to perfection. Ladies and gentlemen, thank you for joining us. That was quite a triple threat match we just saw.
match is going to be exciting. I can almost guarantee it. We're just moments away from one-on-one action here. Akira Matsumoto contro Debra Barton, ragazzi, è il secondo match di questa serata, speciale WWF contro JWL. Sarà una serata ricchissima. Questo è solo il secondo dei 10 match a cui assisteremo questa sera. Akira Matsumoto contro Debra Barton, una sfida niente, una sfida incredibile. Beh, diciamo che Debra Barton le ha sconfitte un po' tutte, non dico in WWF ma dico in giro anche nel mondo, però non ha mai affrontato Akira Matsumoto, che è subito la mette giù. Questa Akira è una giapponesina tutto pepe, tutto, insomma, lei parla poco, abbiamo visto, come anche cioè, non sappia neanche parlare bene l'americano, però entra nel ring e mi colpisce con l'unico linguaggio che tutti i lottatori possono capire, ovvero quello delle mazzate. Qui Airship vinta meno parzialmente anche Akira Matsumoto, che tenta questo hip toss, no, niente da fare. Dal punto di vista della potenza fisica ovviamente non c'è dubbio che Debra possa avere la meglio, però c'è ancora molta strada da fare per Debra Barton per mettere giù questa Akira Matsumoto, che si rialza sempre, sembra avere le molle sotto piedi. Attenzione però, Akira Matsumoto viene sollevata e fatto oggetto di questo suplex verticale con caduta a Fistbuster, ragazzi, veramente imperiosa, veramente imponente questa Debra Barton, che sebbene abbia faticato forse qualche secondo inizialmente, poi si è ripresa in mano il match. Akira Matsumoto, un'ottima lottatrice, però deve dimostrare molto di più. È molto tecnica, come possiamo vedere, quindi diciamo che posso offrire magari la strabordanza fisica della Barton, che però qui viene presa in consegna, non ci credo! Oh, tentava troppo, infatti Debra Barton respinge l'assalto. Insomma, ha provato un po' troppo, sinceramente, però. Attenzione! Mamma mia, ragazzi! Che legnata qui su Debra Barton, scusate, su Akira Matsumoto. Una lottatrice davvero incredibile. La WWF ha sempre avuto un debole, sono per i giapponesi, ma non è mai riuscita a metterne una sotto contratto veramente. Secondo me questa è la volta buona, perché Akira Matsumoto si è campionessa, no, della JWF, però il suo contratto sta per finire, sta per scadere, e magari se dovesse perdere la cintura potrebbe benissimo poi andare in un'altra federazione come la WWF. Io ne sarei lietissimo, magari vederla di nuovo contro Debra Barton, o anche nel roster verde sarebbe interessante vederla magari contro gente come Fepe, come Lil Blade, come Alexandra, come Sandy Sharon, appunto Lil Blade, mi sembra possa essere anche una bella coppia. Intanto la Yakuza Kick, Roundhouse Kick! Che mossa quella di Akira Matsumoto, incredibile! E poi fa... Oh! Jumping! No! Oh, un calcio da dietro! E sarà bellissima questa mossa di Akira Matsumoto, però Barton viene ridicolizzata, sollevata! No, pesa troppo! Allora, bank drop di Debra Barton! Insomma, quando la mette sul piano, sullo stile fisico, Akira Matsumoto ha qualche difetto. Ovviamente stiamo parlando di una Akira Matsumoto che affronteggia una come Debra Barton, che qui se la carica. Style Slam! Schiacciata, laterale! Imperiosa ancora una volta questa Debra Barton. Insomma, a questo punto del match mi sembra possa soltanto vincere l'incontro, non può perdere, dai. Infatti, ragazzi, siamo pronti per la pop-up! Power bomb! Mamma mia, che legnata! Nuova schiena però Debra Barton, perché forse è pronta per la showstopper!
Beh, la sua mossa migliore insieme alla vertical powerbomb, alla palla verticale. C'è lo schieramento, penso ci sia l'uno, il due, e non c'è il tre. Incredibile qui, incredibile. Debra Barton si mette i mani tra i capelli Mori, ma ragazzi, attenzione, non ci credo, che forza qui. No, ragazzi, non ci credo, che forza. Akira Matsumoto dimostra di avere una potenza anche muscolare niente male. Poi ancora serie di colpi, ma rovescio, e poi si parte con i calci. Mamma mia, questa Akira Matsumoto, una adrenalina a mille, la butta giù, da provartela giù. C'è lo schermo, attenzione, uno, due e tre. No, mamma mia, quanto ha rischiato Debra qua, quanto ha rischiato Debra Barton di andare incontro al primo fallimento, alla prima sconfitta. Beh, anche se anche dovesse perdere, potrebbe comunque rimanere, anzi rimarrebbe imbattuta in WWF, però insomma in ambito mondiale verrebbe vista come una lottatrice che può essere sconfitta. Quindi Akira Matsumoto verrà sicuramente entrare nella storia. Attenzione che fa Akira, oh, la butta giù, e poi attenzione il springboard, no, suicide dive, controllo di DDT, che mossa, cosa ha fatto? Non ci credo, ragazzi, non ci voglio credere cosa ha fatto Akira Matsumoto. Ma questa da dove viene? Incredibile, una mossa incredibile. Debra Barton però si divincola in qualche modo, è difficilissima stenderla, metterla giù per qualche minuto a Debra Barton, anzi è quasi impossibile direi, però se la stendi per qualche minuto vuol dire che Debra ha dei problemi. Infatti una Debra con parecchi problemi almeno fino adesso, che da Matsumoto sta lottando meglio. C'è la carica, attenzione, oh no, 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 le scivola Debra Barton qui alla meglio. Beh, è riuscito solo con quella powerbomb per controllare le manovre di potenza di Matsumoto, poi con l'altra manovra in suplex non c'è proprio riuscita. Chiaro che la powerbomb è stata anche frutto di una scatta adrenalinico imponente, importante. Attenzione, il match prosegue, Akira Matsumoto dalle spalle, non ci credo, che va a fare? Che mossa, una mossa stranissima, direi una sorta di blackout, potremmo definirla un design effect modificato, incredibile. Poi c'è il braccio teso della giapponesina di nuovo. Debra Barton non sta su, sta giù, c'è lo sgambetto, dragon sweep, e poi ora ragazzi penso che siamo giunti ai titoli di coda, perché Akira Matsumoto è pronto, e qua Debra Barton la stende, e invece Akira resta in piedi come l'ultima guerriera, l'ultima samurai. Incredibile, questo è proprio il sangue giapponese, cioè che gli scorre nelle vene, non è il sangue sì giapponese, ma il sangue del guerriero giapponese. Akira Matsumoto sta facendo un'impressione straordinaria, pensa un po' a tutti, anche da casa, e molti fan la vorrebbero in WF. Io spero che, oh attenzione, è l'uva kick, c'è lo schieramento, incredibile, uno, due e tre, no! Questa Debra Barton non la metti giù, vicinissima al trionfo la giapponese. Attenzione però a Debra Barton, che rincara la dose, no, Frankenstein, anzi Hurricanrana di Akira Matsumoto, che ora forse vuole provare il springboard, ci ripensa, oh, che vuol fare qui Akira, che vuol fare Akira, forse vuole chiudere con la sua mossa migliore, ma Debra Barton non è lì a curare le biciclette, Jawbreaker della mastodonte, oggi non accompagnata da Team Song, questo potrebbe essere un punto in negativo per la campionessa WWF. Intanto viene caricata, viene sollevata e messa sulla terza corda, qui Akira Matsumoto non ci vuole sbalordire. Che vuol fare Akira? Oh mio Dio ragazzi, super fatto, e il ring non collassa, ma ci manca poco, questa è la fine. Uno, due, no, qui forse l'arbitro ha anche contato, ma dice che è solo due, che ha alzato la spalla al conto di due e tre quarti. Mamma mia ragazzi, Debra Barton qui, no, incredibile, che fa qui Shadow Wizard. Mamma mia Akira, pazzesca questa Akira Matsumoto, che ora va dalle corde, fa sulla testa, fa vola, oh, qui
di Abraham Barton l'attendeva. Frenello smash a vuoto e si buca questo face stretch. Mamma mia ragazzi, Debra Barton devastante. Sakira è spettacolare, Debra Barton è molto concreta. Qua deve solo chiuderla. Deve solo buttarla giù. Attenzione Akira! Con una bella ginocchiata, la stende! È il momento di Akira! La va a segnare, attenzione! Uno, due! Ma no, neanche stavolta! Il match prosegue, un match durissimo tra queste due gladiatrici, d'altronde sono il massimo, il top della federazione JWF. Akira Matsumoto, il top della federazione WWF, Debra Barton. Una sfida inedita ragazzi, ma tutte le sfide qui sono inedite. Insomma, un evento, una puntata di Civilization numero 83 che si svolge qui in Giappone, ma non è una semplice puntata perché sono appunto delle sfide JWF e WF o anche miste a volte. Qui intanto serie di calci, sta clicca, deve provato a questa dita e attenzione, ci può essere qui la reazione di nuovo, tentativo del suo Mantua Kicks, ecco la fine. Popolo di nuovo, questa è la seconda e qua c'è anche lo schieramento di Abraham Barton. 1, 2, oh, Akira Matsumoto, non ci credo, Abraham Barton si mette le mani tra i capelli, non ci crede neanche lei, che match. E allora la va a chiudere nel lock down, adesso ci può stare perché le due sono abbastanza fiacche, stanche. Insomma, Debra Barton saltando anche da troppo tempo, secondo me sono quasi 10 minuti, anzi 10 minuti forse ci sono, e Debra non è abituata a questi standard, a questo timer di match. Però anche da Matsumoto sta sbalordendo tutti i fan. Debra Barton non riesce a mettere a segno il suo vertical powerbomb, la sua mossa migliore, la mossa che sicuramente gli darà la vittoria a questo punto del match. Akira Matsumoto di nuovo, rialzano stanchissima Debra Barton, che attenzione, sì, mette punches e poi KX, mamma mia, che combo, le messa giù, sì, Debra Barton, che la stessa, non ci credo, 1, 2, 3, combo rosso, Akira Matsumoto distrugge l'imbattibilità mondiale di Debra Barton, incredibile, in una puntata storica, non solo della sua carriera, ma anche della carriera, anche della, insomma, della JWF, della WWF, della storia di entrambe le federazioni. Che match ragazzi, incredibile. Ed è solo il secondo confronto della serata, pensate un po'. Sarà una puntata ragazzi spettacolare. Tra poco assisteremo al match tra David Johnson e Mitchell Sheldon. No, un'altra sfida inedita, un'altra sfida imperdibile. Torniamo tra poco ragazzi. Let's go to the highlights here. Victory here tonight. It's wins like that that makes this diva such a force to be reckoned with here in the WWE. What an effort we saw here. Truly a great match. Making his way to the ring, representing
waiting for this one for quite some time, and to be honest, so have I. Si può partire, David Johnson contro Michael Sheldon, la sfida inedita come tutte le altre di questa serata. Ricordiamo di puntata di Civilization numero 83 che si tiene qui a Tokyo Dome di Tokyo in Giappone. Però non è una puntata solo tra atleti WF, è una puntata anche con atleti JWF come Michael Sheldon. Finora di giapponesi maschi non abbiamo visti, però ne vedremo nel main event, per esempio quando Alexander, il campione WWF, andrà contro il campione JWL, ovvero Loki Suzuki, e poi lo vedremo anche con Yuri Yamashita, con Akane Motoda. Insomma, sono questi i tre atleti giapponesi. Poi vedremo anche il Chosu Wans in azione. Il prossimo match vedrà invece Roxxon e Netox Revaro fare squadra contro Lester, Buckley, Emmett e Yuri Yamashita, lo Psycho, per poi concludere questa prima parte con il match sicuramente sarà favoloso tra Max Cougar e Akane Motoda. Ne ho però questo l'incontro perché David Johnson, insomma, nei recenti battagli in WF non è che abbia vinto molto, anzi ha perso nei suoi ultimi due combattimenti, per esempio a Clash of the Champions perso la grande chance di andare a affrontare a Payback i campioni di coppia insieme a Six. Insomma, gli Enigma hanno perso, poi gli Enigma hanno ancora perso un altro match contro Drusso McKGD nella puntata scorsa, ultima puntata del roster verde. Oggi David Johnson si trova a combattere da solo contro un'atleta che non conosce, mentre magari Michael Sheldon lo conosce bene. David Johnson, un match che comunque sia, penso, ci darà molte news anche sul futuro di Johnson. Qui intanto backdrop o Saito Suplex del Montilla, che ha bisogno di tornare al successo. Ma ancora belli belli David Johnson, strepitoso questa volta. Mi sembra che singolarmente però Johnson ovviamente sia proprio un altro atleta, un'altra superstar. Chiaro che deve dimostrare anche in coppia di saperci fare. Intanto Sheldon lo va a colpire questo colpo dolorosissimo al fianco, poi attenzione, lascia il sweep agilissimo questo Sheldon, il villano della JWF. Lui vive in un altro mondo, in un mondo a parte, inizio 900, no? È un po' un gentiluomo villano questo, alla gimmick della gimmick della gentiluomo villano, mentre d'altra parte abbiamo la gimmick dell'uomo del popolo, del rappresentante del popolo, ovvero del Montilla, David Johnson. Michael Sheldon ancora qui, sfrutta questo errore piuttosto importante di Johnson, che poi subisce in cassa questa steamroller, questo Rollins Savant Crash. Insomma, Michael Sheldon ha una buona arsenale di manovre, con uno stile particolare, perché sì, agile ma abbastanza tecnico e tattico, direi. E Johnson soffre molto questi atleti tattici. Lui magari va sempre all'attacco, poca difesa. Ancora Shell Sweep e ancora si bea Michael Sheldon del suo operato. Beh, meglio il lottatore JWL rispetto a quello WWF. Diciamo che la WWF finisce un po' in umbra. Si è vinto il primo match, però è un match a 3, diciamo, 2 contro 1 alla fine, aveva maggior chance di vincere. Attenzione, White Seagull di David Johnson, una mossa che non ne segue mai questa. C'è lo schieramento, dopo la faccia bianca, 1, 2, niente da fare. Però anche questo si sta sviluppando come un match niente male, ragazzi, assolutamente. C'è chi aveva dei dubbi, ma fino adesso lo spettacolo
è stato assicurato, e anche in questo match viene assicurato. Intanto va a segno con questa bella mossa Michael Sheldon, e poi prova lo schieramento. C'è lo schieramento, attenzione, 1, 2, si salva Dave Johnson. Few superstars are as dominant as this guy. After a move like that, he's going to need a chiropractor in his near future. Ancora vince Sheldon su Larry Johnson, ma che davvero non riesce ad andare avanti. Ancora qui, e beh, Larry Johnson ha veramente messo male adesso. Perché non riesce a reagire, a controbattere alle azioni di Michael Sheldon, che è sicuramente un lottatore diverso da quelli che ha incontrato se non finora. David Johnson qui portato all'esterno, viene rialzato, sballottato probabilmente contro le transenne, no? O contro il paletto addirittura. Ma David Johnson non gli ha ancora le biciclette, finalmente si divincola in qualche modo. E poi lo va a colpire, ma c'è la reazione ancora di Michael Sheldon, e il terzo Russian Sweep del match. Sheldon è rapidissimo in queste proiezioni, magari semplici ma efficaci, ti danno quel momento di respiro in più che viene invece negato da Johnson. Intanto a voto Johnson, siamo vicini al tavolo di commento. Che rischio. Poi ancora, lascia il sweep, mamma mia ragazzi, che legnata. Attenzione, dice Sheldon è tornato sul ring, anche David Johnson lo raggiunge. C'è lo schieramento, no, scusate, c'è una proiezione stranissima, che questa è una sorta di breakout. 1, 2, niente da fare. Ed è Johnson qua veramente sta dimostrando di avere una grande difficoltà, secondo me, da quando è arrivato nel roster verde, ad affrontare gente sempre più diversa, differente, perché insomma Edward e Victor hanno uno stile totalmente differente rispetto a Michael Sheldon. Michael Sheldon che qui lo proietta, e poi attenzione, è pronto a chiudere. Sheldon è pronto per la chiusura, non ci credo. Attenzione, che fa Sheldon? Che mossa stranissima, e poi lo butta giù. Attenzione, 1, 2 e non c'è 3, incredibile. Che botta ragazzi che si è preso David Johnson, una botta assurda. David Johnson qua riesce con Rush Leg Sweep, si divincola in maniera piuttosto agevole. Poi attenzione, ancora Johnson, oh! DDT pazzesca in versione tornado del lottatore JWL, che qui veramente può andare allo schieramento, ma invece ci ripensa. Fossi stato lui l'avrei tentato, perché Johnson veramente non riesce in questo match a seguire le sue migliori mosse. Attenzione, perde anche sangue, sta anche perdendo in maniera importante il sangue, c'è un'emorragia sulla fronte di David Johnson. L'arbitro vorrebbe quasi aiutare, attenzione, si attacca le corde, 1, 2, però David sta rischiando troppo, David Johnson rischia davvero troppo. Attenzione, vediamo se reagisce adesso, e adesso mai più deve farlo. Michael Sheldon ha delle tecniche rapidissime, e David Johnson sta soffrendo proprio questo tipo di tattica di Sheldon, lottatore difficile, ostico, insomma difficile proprio affrontare, devo dire la verità. Magari Romeo è uno stile più diretto, però Sheldon si difende bene e attacca improvvisamente, è uno stile che qui in Giappone può andare. Magari in Giappone sì, c'è anche grande attacco, però quella tecnica, quel misto tra Stati Uniti e Giappone sullo stile, ovviamente stile di lotta, è qualcosa che può dare dei frutti importanti, devo dire la verità. Intanto
David Johnson rientra in ring, finalmente si è un po' allontanato, deve essere di trovarsi lontano. Superman Poncho, Osatama Poncho di David Johnson. Incredibile, c'è lo schieramento. 1, 2 e no, per rottura della cuffia. Non mi aspettavo sinceramente una caduta da parte di Richard Sheldon, ma David Johnson non è che abbia seguito molte mosse. David Johnson qui si carica, intanto shoulder breaker, Johnson che ora vuole intanto provare la chiusura, ora mai più, deve riuscirci, bottiglia botto, ma sì! Fa segno con la sua finisher, micidiale, 1, 2, e no, mamma mia! Michael Sheldon esce dalla bottiglia bottom a 2 e 3 quarti. Anche questo è un match pazzesco, ma David Johnson ne vuole seguire un'altra. Sheldon deve stare attento, perché ora quando Johnson è così difficile da difendere, difficile da affrontare. Intanto una chop violentissima, ma niente da fare, ovviamente non può cadere dopo una, non può essere schienato in modo così velitario. David Johnson è un osso duro, lo sappiamo, subisce molto, magari, però poi sa sempre come reagire, i suoi contropiedi sono pazzeschi. Qua non è ancora riuscito nel comeback, però ha già seguito il Superman Punch e la bottiglia botto, che però non sono stati sufficienti. Johnson deve trovare altre forze, forse un'altra bottiglia botto potrebbe fare al suo caso. Johnson finalmente scoppia da drop, una mossa che utilizza solo con le tele più difficili, quasi mai insomma, ed ora sì che è pronto. Vediamo se va con il comeback con la bottiglia bottom. Va con la bottiglia bottom. No, Michel Sheldon la evita agevolmente. Se lo carica Sheldon, attenzione. Mamma mia, double gap buster. Una mossa allucinante di Sheldon, che dimostra avere un arsenale infinito di manovre. Pensavo seguisse un altro steamroller, invece no. Michel Sheldon dimostra di avere tutte le carte in regola per battere David Johnson. Però qui Johnson la vede benissimo. Johnson deve seguire anche la Power Powerbomb, una mossa che a Debra Barton non ha portato bene, ma potrebbe portare bene a questo punto del match. David Johnson che se lo issa sulle spalle, shoulder breaker, ed ora sì che è il momento di chiudere. David, è il momento di seguire la bottiglia bottom. Infatti Michel Sheldon ora mi sembra la frutta, non è uno della grande resistenza Sheldon, infatti il match forse è durato anche troppo. Oddio, bottom, che legnata ragazzi, una botta assurda sulla schiena del povero Michel Sheldon. 1, 2 e 3, David Johnson batte in ostico Michel Sheldon, che andrà più e più volte vicino al trionfo. Ma questo David Johnson è di un'altra pasta ragazzi. Vi lascio ai festeggiamenti e alle celebrazioni. Tra poco assisteremo al match che vedrà Robson e Refor da una parte e Yuri Yamashita e Lester Buckley e Emmett dall'altra. A tra poco amici. Let's take a look at some of the big highlights.
folks. This match promises to be absolutely amazing. Si può partire con il quarto match della serata, una scaletta niente male, tutti i match insomma abbiamo dei piccoli segmentini, abbiamo visto come Roxanne e Revra stanno complottando, o meno parlando nel backstage, visto che è la prima volta poi che fanno coppia, se non erro, Roxanne e Revra, non vorrei errare, però se non è la prima volta la seconda, perché non più di due volte sicuramente. È un match difficile perché Lester Buckley, Emmett e Yuri Yamashita è chiaramente, chiaramente una coppia di svalvolati. Sarà un match inoltre con regole estreme, quindi tutto può accadere, non ci sono squalifiche. Sappiamo come Yamashita e come Lester Buckley adorino utilizzare oggetti contundenti, così come Tox Refer che subito vuole andare a fare la spesa e prende addirittura un tavolo. E questo sì che può far male, se ti prende. Oh, attenzione!
attenzione, tanto rischia Refor di venire colpito da questa, da questo, da questa mazzata. Ma attenzione, mamma mia, a colpire Roxon. E d'altronde, insomma, la fede principale sarebbe Lester Buckley contro Refor. Però non so se poi dopo la, la disfatta Refor abbia ancora a che fare con la, la famiglia Emmett. Staremo a vedere. Qui intanto gli veniamo uscita a colpire Refor con grande violenza, ma ancora pugno chiuso. Mamma mia, match caotico questo, rissoso. Match magari dalla poca tecnica, ma dalla grande voglia, determinazione, soprattutto dalla, dalla grande, dalla, dalle regole estreme. Questo potrebbe fare la differenza. Sicuramente è una cosa che va a favore di Lester Buckley e di Yuri Yamashita, del leader della situazione. D'altronde Yuri Yamashita è chiamato non a caso Psycho, quindi fate un po' voi. Match anche difficile. Ma qui ha preso una sedia Tox Refor. Ha preso la sedia. No, Yuri Yamashita però ha una potenza. È abituato poi anche a difendersi, a subire i colpi. Poi invece Refor va andare giù. Ripeto, match difficile da, anche da commentare, perché sono poi due coppie, un match a tornado, tutti contemporaneamente sul ring. Intanto Lester Buckley, Emmett va a mettere alle corde, Roxon lo fa correre. Beh, per Lester Buckley, se dovesse schierare Roxon sarebbe un grande successo, potrebbe davvero avere un title match, un title shot. Ma che Emmett non sarà qui questa sera, mandando avanti il suo uomo prediletto a questo punto. Lester Buckley che lavora per Mike Emmett. Lester Buckley che non so dove voglia andare adesso. Sull'esterno del ring intanto Tox Refor va a prendere qualcosa, ma Yuri Yamashita non glielo permette, che è sempre lì addugliato come una medusa. Mentre nel ring Lester Buckley non so cosa stia effettivamente facendo. Forse non sa come colpire Roxon, vorrebbe evitarlo. Roxon lo guarda e dice: questo è scemunito, questo è scemunito. Finalmente si sta fermo, finalmente Roxon reagisce, ma niente da fare. Lester Buckley sempre un passo avanti. Yuri Yamashita intanto lo va a prendere. Oh, Refor e Lester Buckley allo stesso angolo. Ora si cambia la coppia perché Roxon e Yuri Yamashita da una parte, Lester Buckley e Tox Refor dall'altra. La ship di Yamashita spara con il dash elbow, con il rolling elbow. E poi va l'assalto Roxon, serie di colpi, Roxon comunque abbastanza fiacco, secondo me dovuto al fatto che ha comunque lottato in maniera piuttosto impressionante contro John Pranzo in quella di Payback, un gran match peraltro. Dopo il finale è stato abbastanza controverso, perché secondo me le spalle di John Pranzo durante il, dopo il Butterfly Suplex, lo schieramento con il ponte, non erano giù. È chiaro che è difficile per Arbio anche al momento giusto poi vedere bene anche tutte e due le spalle, la cosa principale è chiaro, però non è mai facile, ecco, per arbitrare i match di quel genere. Qui tanto viene negli occhi di Refor che va a allontanare Buckley. Siamo uno, due, niente a fare. Match caotico, ripeto, difficile da commentare, però dobbiamo farcela. Il prossimo match, il quinto e ultimo di questa prima parte, vedrà Max Kruger contro Akane Mutoda. Poi avremo altri match interessanti, dato qui 1-2, entra a fare Big Slam intanto, in versione Spinebuster, quella di Yuri Yamashita. Viene rialzato qui Roxon. Oh mio Dio, oh mio Dio, Top Stop and Driver, Top Stop and Driver con una bruttissima angolazione. Mamma mia, che brutta caduta. 1-2, niente a fare, una sit out, poi Driver in versione Thompson questa. Ma attenzione Refor che qui vuole mettere giù il suo acerrimo rivale, Lester Buckley. Mamma mia, serie di coppie ancora. E poi di nuovo, mamma mia ragazzi, che legnata. Refor vuole chiudere sui neckbreaker, va a segno. Però attenzione alla front power slam, Yuri Yamashita, c'è lo schieramento. 1, 2 e 3, no. Qui Lester Buckley si salva, si rivincola. Mentre Yuri con questo colpo devastante, questo, questa overhand chop, stende il Roxon che forse dai 4 è quello che sta facendo meno. Refor dal paletto, ci sta mettendo troppo Refor. E deve approfittare per la Tox Refor da lì. Vola! Tolto al volo! No! Lo prende al volo! Lo prende al volo! Tra Power Slam! La mossa con la quale lo ha sconfitto 4 giorni fa. C'è lo schieramento! 1, 2! E non c'è 3! Incredibile! Che match! Questi 4 non vogliono arrendersi. Alla sedia! Alla sedia! Mamma mia Roxon! E Lester Buckley qui vuole giocare veramente estremo. Sparecchia il tavolo dei commentatori!
Attenzione perché Roxon, dopo aver colpito con un paio di volo di sediate in riuscita, va col big swing. Mentre attenzione perché qui il tavolo potrebbe collassare da un momento all'altro. Match a regole estreme, violentissimo questo. Attenzione, cosa vuol fare? Entra a fare, attenzione, 1, 2, tanto! Qui il giapponese ha rischiato tanto. Ma attenzione perché Refor, oh mio dio, qui si rischia che il tavolo possa collassare, rischia, c'è un bel rischio da parte del Trobby, Brainbuster, forza, sì! Sul tavolo dei commentatori, che viene spedasciato in mille pezzi, mamma mia ragazzi, che match, oh, siamo a drop. Yuri Yamashita è pronta a chiudere le ostilità. Roxoma è più sordito che mai. È il momento giusto per andare a condividere con il comeback. Serie di bracci tesi violentissimi. Mentre all'esterno Refor continua con l'Ester Buckley. Refor che viene lasciato andare contro i gradoni. Mentre qui c'è una sorta di crossbody devastanti di Yuri Yamashita. Che poi controlla l'esterno. Vede che Refor è in difficoltà e dunque resta sul ring. Attenzione, no, Tirto Denso, no, non ci credo, è finita, 1, 2 e 3, no, cioè questo non sta giù, Yuri Yamashita non vuole stare giù, Rexon è vero che non sta facendo un gran match, però ha seguito le sue migliori manovre, manca la standard, mancherebbe, è vero, però, insomma, la Tirto Denso di solito gli dà la vittoria, gli conferisce il trionfo. Deve tentare la standard qui se vuole vincere. Roxton, un gran bel match questo anche, mamma mia, una seratona questa per entrambe le federazioni. Intanto qui lanciato alle spalle Entox Report che ora è ridotto a minimi termini. Secondo me Roxton ha bisogno di aiuto nel ring perché sta rischiando più volte di finire giù. Yuri Yamashita alla fine ha rischiato solo dopo il Dirty Deeds, non è poco ovviamente, però non è che abbia eseguito molte manovre Roxton. Oh, big boot! Ecco, potrebbe esserci lo schiamento definitivo. 1, 2, e no! Incredibile! Si salva! Ancora una volta Roxton, che non è uno facile da mettere giù. Però insomma Yamashita sta dimostrando di essere in grande forma, forse si è preparato a lungo per questa serata. Roxon invece ha lottato 4 giorni fa, insomma lottano sempre questi lottatori. C'è lo schieramento, 1, 2, niente da fare. Sì, qui Roxon non sta lottando bene però, sta seguendo manovre un po' troppo fragili, tutto questo anche emotivo. Qui intanto leg drop, ecco Roxon che conosciamo, l'elbo drop e poi il false drop, il colpo con le nocche. Mentre Refor e Lester Buckley se ne continuano a dare di santa ragione nel star ring, Roxon è pronto per la standard, no? Ci ripensa, Yuri Yamashita alle spalle, lo va a prendere ancora, back suplex, mamma mia, con una bruttissima angolazione, bruttissima caduta. Mentre si continuano a colpire all'esterno quei due, e l'altro c'è una faida che va oltre il ring, tra Refor e Lester Buckley. C'è lo schienamento un po' lento però Yuri, 1, 2, infatti Roxon ha il tempo di riprendersi. Almeno in parte perché lo vedo abbastanza distrutto, un calcione devastante, c'è anche la sedia. Rientra Refor sul ring, riesce, non so perché, forse perché adesso ha visto Roxon che si è un po' ripreso, però deve stare attento Refor, deve sorvegliare il ring. Qui intanto l'Ester Buckley fa un bruttissimo scontro contro il palo di sostegno del ring, esternamente ovviamente parliamo, quindi qui tanto Roxon l'ha detto, ci ripensa, attenzione, forse è pronto per la standard, no, Yuri se l'aspettava. Roxon invece qui non si aspetta il German suplex, no, che fa Ronnie Elbow, no, che fa, attenzione, scusate, full Nelson e poi Dragon Suplex e poi attenzione che verrà suplex, mamma mia, intanto qui c'è lo schieramento di Lester Buckley, 1, 2, niente da fare, ma che combo di Yuri Yamashita. Si è seguito un German Suplex, un Dragon Suplex e poi un altro, diciamo, German Suplex, mamma mia, davvero devastante. Questi due in coppia, Lester Buckley e Yuri Yamashita, sono devastanti. Anche perché il match è tornato, quindi possono, è anche un match a regole estreme, quindi il fatto di poter utilizzare oggetti contundenti va a loro favore ovviamente.
Intanto Rolson va contro la montagna umana chiamata Yuri Yamashita, mentre viene, attenzione, è finita, il suo running mi butta, mentre, attenzione, 1, 2 e 3, mentre attenzione, Punk è pronto per il super pedigree, non ci credo ragazzi, che finale brutto, nefasto per i due face, per Roxxon e Refor. Noi torniamo tra poco per il match che vedrà Max Cougar contro Akane Motoda, ragazzi. Akane Motoda contro Max Cougar, ragazzi, un match inedito, un match pazzesco tra il lottatore più veloce, più abile dal punto di vista delle tecniche volanti, insomma un giapponese stile luchador che dimostra ogni volta che sei sul ring grande spettacolo e dà grande prova di sé, delle sue capacità atletiche. Chiaramente oggi affronta un lottatore totalmente diverso, dallo stile totalmente diverso, un lottatore che viene da una pesante sconfitta
contro Larry Hogg, contro il presidente e direttore della federazione, nella loro Extreme Rules match. Dunque devo dire la verità che è un Cougar che vuole vincere a tutti i costi, un Cougar molto nervoso. Queste prime fasi ovviamente sfrutta la sua agilità, il piccoletto, possiamo chiamarlo così, giapponese, il dragone giapponese, ovvero Akane Motoda. Cougar però è abituato ad affrontare gente del genere, infatti gli resta sempre molto vicino, non lo vuole far correre. Quindi il tiro di suplex che connette alla perfezione. Quinto ultimo match di questa prima parte di show, targata WWF vs JWL, la puntata ovviamente numero 83 in Civilization al Tokyo Dome in Giappone. Evento speciale questo. Akane Motoda, ripeto, lottatore che ha vinto il titolo peso leggeri qui in JWL, ha vinto il titolo nazionale, ha vinto altri titoli di coppia, ha vinto quindi molti titoli, sempre uno molto attivo nei combattimenti, difficilmente perde per delle proprie defaillance, dei propri errori, molte volte magari perde perché gli atleti sono più esperti o più possenti fisicamente, ecco, ci può stare. Intanto che fa Sunset Flip Bombo, che mossa ragazzi, che mossa di Akane Motoda. E Cougar resta un po' sbalordito, sbigottito anche da questo inizio così positivo del lottatore mascherato. Una cane che però qui viene preso in consegna e colpito attraverso questa bella gomitata dello smash, e poi sul neckbreaker alla Hentox Rap questa volta. 1, 2, oh, che cane Motoda rischia molto, non si aspettava forse uno schieramento così repentino. Cougar dal punto di vista fisico non dico che sia il doppio, ma insomma peserà circa 30 kg in più. Intanto bella mossa, una carrana rapidissima. D'altronde è rapido il suo stile, perché fa qui Akane, oh mio dio, springboard da una parte all'altro e poi crossbody, anzi body splash, altissimo è andato, qui è andato altissimo, poi jump in drop. Devo dire la verità, questa Akane Motoda ci sta convincendo. Qui però tenta forse addirittura un suplex e Cougar ovviamente se la si mette sullo stile fisico, Cougar poverà meglio. 1, 2, però Cougar che vuole chiudere subito. È molto nervoso Max, molto nervoso. Qui tira DDT, jump in DDT. Non c'è ovviamente il terzo schieramento, che ha capito che con Akane Motoda ci può lottare anche per oltre 15 minuti, quindi è chiaro che il match è appena iniziato per lui. Però attenzione, vuole già chiuderlo, non ci credo. Suplex into backbreaker, che mossa quella di Cougar, davvero allucinante. 1, 2, no, non basta, non è sufficiente il suo suplex into backbreaker per andare a chiudere le solidità. Chiaramente ha seguito poche mosse Cougar, ne servono altre. E l'uovo kick, intanto il backbone è in corsa da parte di Akane Motoda, e qui Cougar è più di là che di qua. Che fa qui Akane? Rolling kick, che mossa ragazzi, veramente allucinante questa Akane Motoda. 1, 2 e 3, no, qui forse l'arbitro ci andrà un po' lento perché vuole essere certo del conteggio, però ragazzi Akane Motoda sta facendo girare la testa a Max Cougar, veramente incredibile. Ancora dalle corde, springboard, sbaglia qui lo springboard, 450 splash, ma si rimette subito in piedi con grande agilità Akane Motoda, veramente straordinario. Sta lottando molto meglio lui che Cougar. Cougar qui reagisce finalmente ad un drop, però deve essere più costante nelle sue mosse. Attenzione, farma scary però di Akane Motoda, il match continua in maniera molto molto veloce. Cougar di certo questo non lo può apprezzare, e infatti Akane Motoda ancora con una magia degna di Harry Potter lo travolge con questo spezzacollo. 1, 2, niente da fare, ancora contro i due, ma il match è lottato benissimo dal giapponese. Il dragone giapponese è un lottatore
veloce, rapido, agile, insomma, che lo sta dimostrando. Poi molto capace, sbaglia raramente le sue mosse. Intanto Kane Mutoda viene lanciato fuori, finalmente Cougar si divincola in qualche modo. Ha seguito qualche buona mossa Cougar, tipo il super sinto backbreaker o la sua jump in diritti, però da lì ad ora sono passati circa 4-5 minuti, quindi attenzione che fa qui sunset flip, però lo schienamento fuori dal ring non vale, quindi si dovrebbe tornare sul ring per eventuali schienamenti o sottomissioni. Qui Kane Mutoda invece va a colpire con una gomitata il suo rivale, poi leg drop, ghigliottina direttamente sul collo del povero Cougar che era rimasto sull'apron ring. Il match prosegue con Kane Mutoda che sta legittimando il confronto. Max Cougar che forse è rimasta ancora alla grande sconfitta, alla grave grande sconfitta contro Lori Oddi, qui che fa qui una figure four modificata, quella di Kane Mutoda, una mossa stranissima, però si prosegue. Qui Kane ci sta mostrando tutto il suo grande arsenale, ne ha tante di manovre, uno come lui poi ha bisogno di tante manovre perché ne seguirà minimo 20 a match. Però Cougar deve approfittare anche del fatto che il match si sta prolungando e Kane si può stancare. È chiaro che più mosse segue più li stanchi, quindi Cougar deve approfittare, forse ha un piano di riserva anche dal punto di vista psicologico, e ovviamente gli è superiore, quindi deve utilizzare la psicologia, i danni dell'agilità, contro la determinazione. Qui il superplex è un'arma importante per Cougar, che ora può andare con il comeback su Cougar, che in queste fasi del match vuole andare dritto al sodo anche all'inizio. Uno che forse è rimasto ancora, ricordo, alla sconfitta partita contro Oddi a Payback, quindi vuole vincere il match in men che non si dica, però con una Kane Mutoda non si fa così, Qui intanto dopo il comeback Cougar vediamo se riesce ancora con il suo super into fast pass into backbreaker, invece no, lo cambia in questo modo. Attenzione, 1-2, niente a fare, sì, lo ha mutato, lo ha trasformato, sì, perché Cougar forse è pronto, parlando di one buster d'asta, ma Kane Mutoda non si volta velocemente e anzi evita il tutto con una flotto per dritti. Un match pieno di contromosse, un match pieno di spettacolarità, soprattutto grazie al dragone giapponese di Dragon Kane Mutoda, che sta dimostrando il suo grande valore. Cougar è abbastanza assordito e attenzione perché forse è il momento di chiudere con la sua Japanese Splash, prima la 619 e poi la dragonese, lo splash del dragone quasi. 1-2 e no, si salva Max Cougar, è incredibile, non basta neanche questa mossa. Qui a Kane Mutoda potrebbe essere rimanere frustrato sicuramente, sappiamo bene come i giapponesi poi dopo un po' di tempo, se non riesce a vincere in un tempo prestabilito, poi si possono entrare in questo periodo di frustrazione. Cougar deve approfittare di questi di queste defaillance, di questi errori anche piuttosto dovuti comunque per lo più alla psicologia dell'atleta, deve entrare nella mente, ecco, del rivale. Qui ancora una pagagliata assurda, questa una doppia accettata, quella di Max Cougar, e però qui respinge il mittente a Kane Mutoda, che adesso è abbastanza fiacco dopo 10 minuti di sprint al massimo. Tentativo di superbatto, vittoria di nulla, 1-2, incredibile, sta per farci la Kane, ma veramente di uno nulla. E allora attenzione, non è una basta d'asta, ce l'ha e va a segno, va a connettere con la sua mossa migliore. Potrebbe esserci, penso, lo schienamento vincente, invece no, Cougar prona, next snap, uno spezzacollo. E poi penso che ora ci proverà, no, non mi dite che... No, si attacca le corde, sì, era questo il suo intento. 1-2 e 3, no!
con un miracolo a Gunn e CD Vincott, perché la differenza di questa era notevole. Poi con l'apporto sulle corde ancora è un fatto piuttosto importante, un dato piuttosto importante a favore di Cougar. Invece a Kane Metoda si è vincolato, qui Cougar però ci mostra tutta la sua maestria. Mamma mia, un super back suplex anche, e qui sì che potrebbe schienarlo. Kane Metoda è più di là che di qua adesso. Match comunque sta dando dimostrazione di due atleti di primissimo livello, due atleti che meritano di essere al top. Cougar ha lottato in un Extreme Rules molto violento 4 giorni fa, quindi magari non può essere neanche al 100%, però lo stesso tempo Kane Metoda sta dimostrando un grande valore. Forse non merita neanche di perdere il giapponese, però sappiamo che Cougar, se decide di vincere, se vuole vincere veramente, vince. Qui Kane Metoda intanto forse vuole il suo comeback, è il momento ideale secondo me per tentare il tutto per tutto. Ora non è più, infatti va dalle corde, va dalla terza corda, questo splash, questa senton, e poi springboard crossbody seguito da un perfetto, anzi preceduto poi seguito da un perfetto running bulldog in versione proprio giapponese questo. E il dragone penso che sia pronto anche la chiusura, vediamo se riesce a stendere uno come Cougar proprio qui sul tappeto della sua città natale. Qui intanto, mamma mia ragazzi, Shining Wizard non lo chiude, lo vuole chiudere forse ora, ma Cougar si riprende, gli ha dato troppo spazio e tempo, e non può concedere tutto questo spazio e tempo a uno come Cougar, che infatti qua lo asfalta, un bel braccio teso. 1-2, niente da fare, ovviamente non può essere steso così per lo schieramento finale. Cougar però mi sembra abbastanza affaticato, altrimenti ricordiamo che ha già lottato 4 giorni fa in un Extreme Rules match, un match molto violento. Ora però vuole chiudere con le sue mosse migliori, il suo suplex into backbreaker, il secondo del match. A questo punto dell'incontro, dopo circa 13-14 minuti di match, penso che sia anche quello definitivo. C'è lo schieramento, 1, 2 e 3, no! Incredibile, qui Cougar si arrende anche con il vittore di gara, nel match prosegue. Match incredibile da questi due. Ancora viene sollevato Kane, mamma mia ragazzi, viene spezzato da questo backbreaker. Vediamo se riesce con un altro One Busted Dust, sarebbe il secondo dell'incontro. Sì, non ci vedo, il secondo è quello definitivo. Andate con Busted Dust, un altro a mordere la polvere. C'è lo schieramento, c'è l'1, il 2 e il 3, no! Non ci credo! Kane Metoda non vuole perdere davanti ai suoi fan. Ha incassato però un altro. Ci ha incassato 2 suplex into backbreaker e 2 Another One Busted Dust. Penso che la terza non può farci nulla, però mi sembra messo più di là più di qua. Infatti Cougar qui ne vuole approfittare per togliergli l'ossigeno con questa headlock al tappeto. Mi sta riducendo proprio la respirazione. Chiaro, una Kane Metoda che non può correre, una Kane Metoda ha perso, e infatti qua ne approfitta. Sarà un slam di Cougar, penso che ora sia pronto alla chiusura, però non lo va ancora a stendere per la chiusura definitiva. Vediamo se sta tendendo proprio l'attimo propizio, sta tendendo magari che si rialzi prima, però lo va a colpire ancora, lo rialza lui, anzi è Cougar molto fiducioso adesso, però deve chiudere il match e sbrigarsi, perché con uno come Kane Metoda mai dire mai. Cougar intanto che fa qui, oh mio Dio, un jawbreaker particolarissimo, quasi in versione Stun Gun. Qui c'è lo schieramento, 1, 2, no, a Kane c'è ancora, e qui Cougar dice com'è possibile, è la terza volta che si divincola da una mossa insomma una mossa così importante. Yagane deve diventare tutto per tutto, perché lo vedo abbastanza stordito, poi ha perso, insomma, fatica proprio a respirare, situazione di spine importante la sua, quindi è importante anche una reazione improvvisa in modo che possa chiudere il match in davvero un po' di istanti. Però Joe Breger di Cougar, che adesso lo vedo un po' più avanti.
attenzione, si sbatte addirittura. E quella fine l'ha colpito proprio al costato, lì alzando i muscoli intercostali. 1, 2 e no, ancora una volta non ci credo. Akane Motoda non sta giù dopo il Zizu Batto, una mossa che esegue quasi mai Cougar, prima magari contro David Johnson all'epoca di David Johnson. Qui intanto Mikuruku Driver, non ci credo, c'è lo schieramento. 1, 2, Cougar c'è ancora, un match pieno di contro di due, match veramente molto spettacolare questo, forse il migliore della serata. Flotto per DDT ed Urakane deve tentare il tutto per tutto. Penso che lo voglia fare dal paletto, il springboard, anzi direttamente dalla terza corda. Qui se la rischia, Cougar è steso, Akane Motoda è pronto a volare, ci sta mettendo un po' troppo, sta decidendo sul da farsi. Vediamo se va adesso, no, Cougar è già in piedi, non ci credo. Ah no, devo andare in base d'asta. Qui Cougar ha voluto giocare psicologicamente con il suo rivale ed ha vinto, vince il match, dai. 1, 2 e 3, Max Cougar trionfa, batte Akane Motoda dopo molte, forse troppe difficoltà. Diamo atto però anche, diamo merito a questo Akane Motoda, che ha dimostrato di avere grande cuore fino alla fine, però la psicologia di Cougar è qualcosa di incredibile, ti entra nella mente, davvero sbagli tutto quando ti entra nella mente è finita. E qui Akane Motoda, che avevo detto in precedenza, insomma, perde magari non per i suoi errori, in questo caso non lo definirei un suo errore, sa proprio la capacità di entrare nel cervello di Cougar a vincere, ad avere la meglio. Noi torniamo tra poco, primo festeggiamento appunto di Max Cougar, poi avremo la promo di Karen Blake e poi il suo match proprio contro Kitty Sheng nella seconda parte dello show. Ashamed of in this one. Yeah, you're right. It's just a shame that